Ciao a tutti e benvenuti su Simply Nabiki. Oggi voglio farvi vedere come un maquillage dai colori classici possa essere perfetto anche ad un'età compresa tra i 20 e i 30 anni per ottenere un look curato ed elegante, ma allo stesso tempo intenso e sensuale. Per realizzarlo ho utilizzato la nuova BB Cream Dior, uscita da pochissimo e di cui moltissime fra voi mi hanno chiesto. Come probabilmente già sapete, le BB Cream nascono con l'intento di sostituire i tre principali prodotti make-up per la creazione di una buona base viso, e cioè crema idratante, fondotinta e primer. Potete quindi iniziare direttamente con la BB Cream senza idratare il viso, il che è perfetto se volete snellire la quantità di prodotti stesi sul viso o se avete pochissimo tempo per prepararvi. Tra le varie BB cream sul mercato, poi, alcune ottime e altre decisamente da non acquistare, questa di Dior è sicuramente molto efficace e validissima, anche per la parte trattante e curativa, dato che all'interno contiene gli stessi principi vegetali della linea skincare Hydralife. Potete stenderla direttamente con le dita, in questo caso però io ho scelto di stenderla con un pennello piatto. In questo modo, oltre ad evitare il contatto delle mie mani con il bellissimo viso della mia modella di oggi, l'effetto sarà ancora più leggero e naturale. Un'altra differenza di questa BB Cream Dior rispetto ad altre è che finalmente va bene per carnagioni da chiare a medie. Come vedete, infatti, la sua pelle non è chiara come la mia ed il colore è comunque perfetto. Ve la sconsiglio invece se avete una pelle diafana o particolarmente olivastra. Ne va utilizzata pochissima alla volta e va lasciata ossidare. Il colore, infatti, che appare leggermente arancioato inizialmente, si amalgama poi con l'incarnato regalando una nuance uniforme. È importante però non creare accumuli di prodotto o le particelle di crema non si ossideranno al meglio e l'effetto sarà uno stacco di colore poco piacevole. Ricordatevi che le BB cream hanno poi una bassa coprenza e quindi non ve le consiglio in generale come prodotto se avete degli inestetismi importanti sulla pelle che necessitano di una copertura massima. È importante infatti, per non restare deluse dagli acquisti, non aspettarsi un prodotto miracoloso. È un buon prodotto che ci permette di avere un aspetto uniforme, naturale, una pelle ben idratata e soprattutto in pochissimo tempo. A questo punto poi illumino e correggo la zona del contorno occhi e soprattutto le labbra con un correttore illuminante come Skin Flash. Questo è un prodotto che potete stendere appunto anche sul contorno labbra per definire la vostra bocca e creare l'illusione di una bocca più polposa. L'importante è poi sfumare il prodotto molto bene. Io per farlo ho utilizzato di nuovo lo stesso pennello a punta piatta con cui avevo precedentemente steso la BB cream. In questo modo l'effetto è molto naturale e soprattutto non si creano stacchi di colore più chiaro e più scuro rispetto appunto illuminante e fondotinta, in questo caso BB cream, perché appunto il pennello è già sporco della BB cream stessa. Se non avete una pelle particolarmente oleosa, potete persino evitare di fissare la BB Cream Dior con una cipria, perché il finish è luminoso ma per niente lucido e soprattutto resiste molto bene nel tempo. Utilizzate invece una terra matte per scolpire le gote e dare più definizione agli zigomi. Sfumate sempre il prodotto dall'incavo naturale delle guance, portando il prodotto verso l'esterno e soprattutto verso le tempie. Per gli occhi invece iniziate come al solito stendendo un primer apposito per fare in modo che l'ombretto duri fino a quando vi struccherete e sfumate il prodotto con le dita. Io ho scelto di utilizzare il Primer Potion di Urban Decay con un effetto appunto naturale, questa infatti è la base completamente in colore. Ho creato poi una base dorata stendendo un'altra base occhi Urban Decay con un finish già dorato. Potete però saltare questo step se non avete un prodotto simile o in alternativa usare un qualsiasi ombretto in crema dorata o ramata. Come ombretti ho utilizzato quelli di questa bellissima palette 5 colori che si chiama Amber Design, sempre di Dior. Iniziate stendendo il colore centrale su tutta la palpebra mobile con un pennello morbido e piatto. Con lo stesso pennello poi stendete la tonalità cacao sulla piega della palpebra. Iniziate stando leggere ed intensificate poco a poco il colore a seconda dell'intensità che volete dare allo sguardo e al vostro gusto personale. Ovviamente dopo aver effettuato questa operazione prendete un pennello a testa larga e morbida e sfumate molto bene l'ombretto per eliminare eventuali stacchi di colore.
Illuminate poi con la polvere glitterata la palpebra mobile in modo da dare uno sguardo ancora più luminoso e soprattutto, visto che ci stiamo collocando in una fascia d'età tra i 20 e i 30 anni, anche più giovanile e frizzante. Con l'ombretto invece chiaro, color crema, illuminate l'angolo interno dell'occhio. Per fare questa operazione potete tranquillamente utilizzare il pennellino a spugnetta che è in dotazione all'interno della palette. Questo servirà ad allargare moltissimo lo sguardo e quindi avere uno sguardo più fresco, riposato e sveglio. Per completare il maquillage stendete poi una matita marrone stando il più vicino possibile all'arcata ciliare. Io ho utilizzato questa matita sempre di Urban Decay che è la 24/7, si chiama Whisky. E come vi dicevo la vado a stendere il più vicino possibile all'attaccatura delle ciglia. Non è necessario che tracciate una linea netta, per cui se non siete pratiche procedete pure a piccoli tratti. In ogni caso andremo poi a sfumare appunto il colore della matita. Prendete quindi un pennello smudger e cominciate a sfumare con dei movimenti molto veloci avanti e indietro, sempre rimanendo attaccate alle ciglia per ottenere un effetto sfumato e quindi molto naturale. Ripetete la stessa operazione anche sull'arcata inferiore, sempre a ridosso delle ciglia, e poi sfumate sempre con un pennellino di tipo smudger. Gli occhi sono quasi completi, basterà stendere due mani del vostro mascara preferito. Io in questo caso ho scelto Dior Show Blackout perché forse ve ne avevo già parlato, ma è uno dei mascara che in assoluto preferisco. Passiamo invece ora al viso, e sul viso utilizzate una tonalità pesca rosata perché è molto adatta a quest'età e serve subito a dare un'aria molto sana e un effetto molto bon mine sul viso, quindi regalerà sicuramente una luce meravigliosa al viso. Per farlo sorridete in modo da identificare la parte centrale dello zigomo. Definite poi ulteriormente le labbra se necessario, di nuovo passando un tocco di Skin Flash sui bordi, in modo che le labbra risultino innanzitutto neutralizzate per il colore naturale e poi ancora più polpose. Stendete poi un gloss molto chiaro rosato, io sto utilizzando questo di Dior che è bellissimo e ha un effetto proprio plumping sulle labbra, quindi le rende ancora più voluminose e carnose. Come vedete, pur essendo un trucco assolutamente neutro e classico per quel che riguarda i colori, è anche molto curato, elegante e anche seducente, perché no? La base viso, come vedete, è estremamente naturale, quindi questo è un prodotto, parlo della BB Cream Dior, che è molto adatto alle giovanissime. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, fatemi sapere come al solito tra i vostri commenti e cercherò di rispondere a tutte voi, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!